Stasera la presentazione ufficiale del Giulianova Calcio con tante novità nel cassetto, a cominciare da che cosa secondo lei? Ma le novità, intanto la novità è rifare una presentazione, perché erano tanti anni che Giulianova mancava e siccome fortunatamente si è riacceso quell'entusiasmo, quella bellezza di rifare calcio a Giulianova, siamo felici appunto di fare questa presentazione nella piazza che poi rappresenta Giulianova. Quindi siccome Giulianova è una squadra della città, è tornata ad essere la squadra di tutti, e siamo felici di poter fare intanto questa presentazione che non si faceva da anni. Poi le novità sono che si è ricreato, che si è riformato una società importante, una società seria, che sta facendo passettini piccoli ma passettini concreti. E adesso quest'anno abbiamo strutturato una squadra importante, vorremmo dire ancora più degli altri anni la nostra, perché comunque lo merita la città, lo merita la Giulianova Calcio, lo meritiamo tutti, ecco. Quindi saremo contenti di poter regalare qualcosa di bello al popolo giuliese. Intanto i tifosi ci credono e ci credono parecchio, e li stiamo vedendo anche dietro le sue spalle. La Giulianova vive di calcio. Giulianova era come la brace sotto un fuoco che bastava poco per riaccenderla. La fortuna e la gioia che io comunque mi prendo in primis, ma frutto della società, di tutti quelli che mi contornano, è di aver riacceso questo fuoco. Quindi da creare entusiasmo a Giulianova è facile, perché Giulianova è nata per il calcio. Il popolo giuliese si è sempre contraddistinto per la passione e l'amore che vive per i colori giallorossi. Quindi io sono felice di essere il presidente di questo bellissimo staff, di questa bellissima società, ma sono uno dei tanti che stanno lavorando per il bene di questa squadra. Cominceremo, speriamo bene, ci sono tutti i presupposti per fare un bel campionato, rinforzi sono stati presi, ora tocca ai ragazzi dimostrare i loro valori, noi della società ci siamo presenti, se è necessario faremo qualche sforzo in più durante il percorso del campionato. Che dire, speriamo bene. Dicevamo che lei è uno dei volti nuovi, che ambiente ha trovato qui a Giulianova? È un bel ambiente, rispetto insomma all'ambiente precedente. Devo dire, ho trovato molta disponibilità da parte dei due presidenti. Ringrazio per l'ennesima volta il signor Gabriele Mastella, che grazie a lui sono qui con il Giulianova. E insomma, speriamo bene, dai. Vicino a lei ci sono altri due dirigenti del Giulianova. Giulianova, insomma, che in questo percorso, in questo progetto che era di 5 anni, siamo tra virgolette a metà, no? Dopo 2 stagioni vissute vertici, ora si prova a fare un passo in avanti. Sì, effettivamente cerchiamo di alzare un po' l'asticella dopo 2 anni di raggiungimento di un secondo posto, non è poco. E quest'anno cerchiamo di fare meglio, è inutile nasconderlo, anche perché abbiamo, come diceva il vicepresidente, abbiamo tutte le carte in regola per fare un campionato di vertice. Campionato di vertice, l'ambiente com'è? Insomma, quest'anno dopo 15 anni torna il derby con il Teramo, ma non è soltanto questo l'elemento, c'è grande entusiasmo dietro la squadra. Certo, l'ambiente è carico, Giulianova lo sappiamo che vive di calcio. Il derby col Teramo sicuramente la piazza l'aspetta, però non ci dobbiamo focalizzare lì. Noi dobbiamo pensare che il campionato è fatto di 34 partite, il derby col Teramo è importante, però vale 3 punti come le altre partite. Quindi dobbiamo camminare e lottare con tutte le squadre e poi vediamo che succede. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Buona domanda anch'io. Posso dire derby, spiegati. Alla luce del suo passato, del suo trascorso recente, aiuto, come sì. La vive? E come la vivo? La vivo. È anche una rivincita personale. No, che c'entra, la vivo come un'avventura nuova, con tanto entusiasmo.
certamente a livello sportivo spero di potergli fare lo sgambetto, però saranno i valori in campo poi. Quindi nessun rancore? A dimostrarlo. No, rancori ci mancherebbe altro, dai. Sì, ci si mette tutto dietro le spalle e si va avanti. Sì, ho avuto questa fortuna pure di rimanere pure quest'anno, perché guidare il Giuliano non è scontato, mi ha fatto piacere dopo alcuni colloqui, perché se serve ci sono stati alcuni colloqui importanti tra lo staff e la società, si è trovato questo accordo per continuare questi 5 anni che all'inizio abbiamo detto. Ma soprattutto la cosa bella è che dal primo giorno di 2 anni fa, a vedere questo entusiasmo, vuol dire che si è fatto qualcosa di buono. Qualcosa di buono, ricreare un feeling con la piazza, ma anche dal punto di vista tecnico. Sono arrivate 2 stagioni importanti. Si è arrivati per step a raggiungere obiettivi significativi. Probabilmente quest'anno, sia per quello che si aspetta la piazza, ma anche per gli investimenti della società, si punta a un ulteriore salto di qualità. Sì, i primi 2 anni, come hai detto bene, sono stati dei step importanti, perché pure il primo anno è stata un'annata bellissima. Il secondo anno, secondo me, abbiamo acquisito un'ulteriore maturità e penso che quest'anno ci proveremo fino in fondo, perché ci sono tutte le carte in regole per poter fare questo salto di categoria. Poi non è detto, perché il campo è quello che decide tutto come seme, come è giusto che sia. Tante squadre hanno allestito anni passati squadre forti e poi non hanno vinto, quindi noi dobbiamo stare attenti a questa cosa di già aver vinto. Non è così, ho questi 2 anni di esperienza che il campionato si vince nelle 34 partite, non nelle 32, perché pensiamo al termine, che assolutamente non è quello che è l'ultimo dei miei pensieri, con tutto il rispetto del termine. Buonasera, grazie dell'invito, è una grandissima emozione oggi salire su questo palco e vedere tantissima partecipazione per la nostra squadra, per il Giulianova Calcio 1924, che finalmente quest'anno riacquisisce il logo storico. E voglio ringraziare le persone che l'hanno tenuto in vita il logo storico, perché finalmente è arrivata una società degna di portare il nostro logo storico 1924. Io voglio ringraziare chi 3 anni fa è venuto nella mia stanza, io ero da poco diventato sindaco e ha voluto raccogliere le redini di questa società, ed oggi ha portato così tanto entusiasmo a Giulianova. Vedere le famiglie, vedere i tifosi, vedere tanti uomini e tante donne che vanno allo stadio la domenica ci riempie veramente d'orgoglio e di gioia, deve riempire d'orgoglio tutta la nostra città. Io voglio ringraziare Alessandro Mucciconi dal profondo del cuore, perché oltre a essere un amico è un tifoso del Giulianova Calcio, è un imprenditore, è una persona che si è messa davanti in un momento difficile della storia calcistica della nostra città. Insieme a lui naturalmente Carlo Di Carlo e tutte le persone che poi sono intervenute in questa straordinaria società che cresce ogni anno. Quando le società crescono è perché ci sono persone serie dietro. Voglio anche ringraziare Luigi Valentini, che era il presidente, che è il presidente dei Giuliesi per sempre, che nel corso degli anni appunto hanno tenuto vivo il nostro 1924. Grazie, perché avete fatto una missione e oggi poter vedere questi ragazzi che indossano il nostro logo ci riempie veramente il cuore di gioia. Che dire, le amministrazioni comunali si sono tutte succedute e hanno sempre dato una mano a Giulianova Calcio. Anche noi lo faremo e sono convinto che nel corso degli anni cresceremo. Questo è un campionato particolare, Presidente, lo sappiamo, è inutile nasconderci, ma noi sappiamo che non vi siete tirati indietro e da parte della città di Giulianova vi ringraziamo a profondo del cuore. Grazie, noi ci saremo sempre. Rossi, quindi quest'anno avremo una sola scuola calcio, che è una cosa importantissima. Abbiamo un settore giovanile invidiabile e sarà qui la nostra crescita, perché più si cresce dal basso e più si avranno risultati poi nelle prime squadre. Quindi si sta lavorando per l'unione, il calcio deve essere unione e noi lottiamo dall'inizio, da quando abbiamo preso in mano questa società, appunto per riunire tutte le società, e ci siamo riusciti. È un piccolo grande passo, ma dalle piccole cose si intravedono i grossi risultati, e io sono sicuro, qui lo dico e non lo negherò mai quello che ho detto, che Giulianova tornerà dove merita.
Io intanto vi ringrazio perché è veramente emozionante essere su questo palco davanti a tanti pugliesi che quest'anno ci stanno supportando in tutte le scelte che facciamo. Io non ho più che un appello: avere dei tifosi che cantano dal primo all'ultimo minuto durante la partita è la cosa più bella. Come stanno facendo anche questa sera. La cosa che voglio dire è che uno dei miei orgogli, ce l'avevamo detti 3 anni fa, è aver riportato allo stadio tante famiglie, tanti ragazzi, tanti giovani. Vi invito a seguirci perché grazie a voi sicuramente potremmo fare ancora più sforzi per il futuro. Io posso ringraziare tutti i dirigenti che insieme a noi ci hanno aiutato in questo percorso, perché noi siamo partiti qualche anno fa, ci portiamo dietro dei dirigenti da tanti anni perché gratuitamente ci hanno dato una mano e continuano a farlo. Dopo li citeremo. E li citeremo tutti quanti. E volevo ringraziare tutti quelli che anche poco ma fanno qualcosa per questa società. Quindi grazie a tutti e grazie di essere qui questa sera. Grazie. Io passerei il microfono all'ultimo arrivato in società. L'ultimo arrivato. Quale domanda mi fate? Gli ultimi in genere saranno i primi. Speriamo, me lo auguro, sì. Rodolfo, cosa vuoi chiedere? Io direi che la società quest'anno, con questi nuovi ingressi che ci sono stati, si è presa anche delle grandi responsabilità, cioè voglio dire, c'è molta aspettativa, c'è molta attesa. Ma noi le responsabilità ce le siamo prese, non le responsabilità. Sta alla squadra dimostrare il valore. Per cui noi abbiamo fatto ci siamo prese queste responsabilità. Anche perché 2 anni di gestione, 2 secondi posti abbiamo fatto veramente bene, però è chiaro che adesso manca quel piccolo salto di qualità per... Noi ci speriamo e faremo tutto per arrivare all'obiettivo. Poi se gli altri sono più bravi di noi, pazienza. Eccolo il numero 1, D'Angelo Jacopo. Davide Mappucci e Mattia Marini. Poi i difensori: Giuseppe Lenoci, Vincenzo Scognamiglio, Marco Fermo, Kenny Tempestilli, Damiano Zanon, Gennaro Maffione, Pierpaolo Iacovoni, Antonio Mucciconi e Alessandro Cardelli. È venuto il momento dei centrocampisti. Lorenzo, detto Lollo, Giglio, Antonello Bertino, Andrea Massetti, Mattia Cerasi, Federico Di Paolo, Gianluca Barlafante, Filippo Traini e Pier Matteo Di Giuseppe. Ed eccoli gli attaccanti del Giulianova 2023-2024, Lorenzo Marchionni, Riccardo Mastrilli, Luca Cognini, Michael Piccioni, Lamin Vittaie, Francesco Di Paolo, Giuseppe Prestia, Samuel Bala e Manuel Tribugliani. Un applauso, facciamoci sentire. Allora, riguadagniamo il centro, Enzo. Sì, perché è il momento di chiamare. Adesso i giocatori sono qua. Giulianova, amici, siamo a noi. Siamo a noi, Giulianova.